Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con il Fatto. Questa sera parleremo di argomenti di indubbia valenza sociale, delle attività a cui sono destinati i percettori del reddito di cittadinanza e non solo. In studio, lo ringrazio per questo, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara. Ha altre deleghe in realtà, però in questo caso, Buonasera a tutti. nella veste a cui appunto alludevo poc'anzi, Adelchi Sulpizio. Buonasera Adelchi, grazie per aver accettato il Grazie a nostro voi, invito. buonasera a tutti i Allora, abbiamo colleghi. detto le attività a cui sono destinati i percettori del reddito di cittadinanza e quindi dobbiamo parlare anche di PUC, però per farci capire meglio da chi è in visione d'ascolto, che cosa sono i PUC? I PUC stanno per lavori di utilità collettiva, quindi sono dei progetti di utilità collettiva dove l'amministrazione comunale individua dove poter utilizzare i percettori di reddito di cittadinanza. Quindi si tratta di, il PUC è un progetto che vuole per l'appunto utilizzare queste persone per svolgere dei lavori, delle attività in favore della cittadinanza, in favore della città. In questo contesto, quindi all'interno della città di Pescara, noi utilizziamo tanti percettori di reddito di cittadinanza che svolgono dei servizi che sono proprio utili per la collettività. Quindi il percettore di reddito di cittadinanza, ricordiamolo, ha l'obbligo, qualora Certo. ci siano tutti i requisiti, di svolgere queste attività. E noi diciamo che siamo anche, i nostri uffici sono anche molto bravi perché attivare questi progetti non è facile. Quindi la grossa polemica anche di questi giorni, perché in molte città partono e in altre sì? Perché è complicato, non è facile. Ma noi siamo su questo ormai anche da diversi mesi e ti posso dire che siamo fra i comuni che utilizzano in assoluto, se non il primo comune, comunque fra i primissimi comuni d'Italia per il numero di persone, di percettori di reddito cittadinanza che vengono utilizzati. Infatti Pescara è tra le prime città d'Italia ad aver Sì. attivato il maggior numero di PUC, quasi 300 Quasi 300. rispetto al numero di abitanti, 130.000, insomma, Sì, sono tanti. infatti la percentuale fra percettori di reddito di cittadinanza e già il numero di PUC già attivati ci porta fra i primissimi posti, se non addirittura il primo posto in Italia. E Certo. questo rappresenta un vantaggio, un doppio vantaggio, anzi direi, un vantaggio da parte della collettività, perché poi andremo a parlarne dopo, sono tanti i servizi che vengono svolti in favore della nostra città. E dall'altro è anche utile a queste persone perché abbiamo una forma di reinserimento, abbiamo persone che, ad esempio, imparano anche delle attività che possono essere, sicuramente diventeranno importanti all'interno di una forma di reinserimento sociale. E adesso stiamo vedendo queste Sì. immagini dove qui ci sono, ecco, il PUC di Pescara, dove stanno svolgendo, questi sono i manutentori del verde, che ne sono 20. Certo. Noi li dotiamo di tutti i mezzi, tutto quello che è necessario per svolgere l'attività, eccoli qui, vediamo che sono impegnati nelle attività di pulizia, in questo caso di taglio dell'erba all'interno di un parco, quindi un parco pubblico, qui stanno facendo opere di potatura. Svolgono delle attività, quindi ricordiamo che svolgono dalle 8 alle 16 ore settimanale, perché è un obbligo di legge, Sì. quindi la legge fa, secondo della casistica, si parte da 8 a 16 ore settimanali, e svolgono queste attività che rivestono un ruolo importantissimo proprio anche nell'economia e nella gestione dei servizi che vengono erogati dal comune in favore dei cittadini. Ecco, devono avere dei requisiti, no? C'è una Certo. procedura piuttosto articolata in questo senso. Sì, infatti è lì che c'è il distinguo, è lì che c'è la problematica fra comuni che ne attivano tanti e comuni che ne attivano pochi o comuni che addirittura non ne attivano per niente. Certo. Perché è una procedura che parte dalla selezione, quindi abbiamo degli assistenti sociali che provvedono a fare i colloqui per ogni persona percettore di reddito di cittadinanza e poi sulla base delle proprie inclinazioni, delle proprie attività che già svolgevano precedentemente, anche dei propri requisiti, vengono indirizzati a un determinato tipo di lavoro, che può essere quindi dal settore del verde, possono essere all'interno delle manutenzioni stradali, oppure possono essere di ausilio per esempio all'anagrafe del comune, sono tantissime attività. Gli ultimi li abbiamo messi ad esempio, abbiamo fatto un progetto con l'ASL di Pescara, che all'interno davanti agli ospedali abbiamo questi percettori di reddito di cittadinanza che in quel contesto misurano la temperatura e quindi svolgono, liberando magari persone che stavano lì a svolgere, che rilevavano la temperatura per altre funzioni anche diverse, anche che altrimenti non sarebbero state svolte. Quindi sono i più svariati ambiti di attività, quindi abbiamo
gli assistenti sociali che svolgono un'attività di verifica delle inclinazioni di queste persone e poi all'interno di questo logicamente vengono, ecco qui per esempio vediamo le persone che sono nel settore manutenzione, questa è un'altra delega che ho io, qui aiutano i dipendenti del comune all'interno di un'attività che li vede ricoprire tutte le buche per la città di Pescara, anche qui ne abbiamo 10, svolgono un ruolo importantissimo. Logicamente queste persone, oltre a essere dotate di tutti gli elementi che gli servono, i dispositivi anche lavorativi, quindi scarpe, tutte le varie le tenute logicamente che sono necessarie, prima di svolgere questo servizio svolgono delle attività che sono delle attività importanti di preparazione, quindi per evitare che si facciano male, quindi vengono proprio formati. Sì. La parola formazione assume un ruolo cruciale, ecco perché diciamo che loro svolgono un servizio molto importante per il comune, però allo stesso tempo diciamo loro si formano anche in previsione di un inserimento anche lavorativo successivo, perché logicamente sono delle attività in questo contesto, vediamo mentre chiudono per appunto delle buca, dove gli viene proprio insegnate, dove questo è un addetto del comune, proprio quello che devono fare. Qui addirittura per esempio stanno anche facendo delle attività, stanno ripristinando la betonella, ma ricordo che abbiamo utilizzato dei percettori di cittadinanza addirittura su Corso Umberto per oltre 2 mesi, dove lì praticamente tutti i porfido che si erano staccato con un lavoro veramente certosino fatto bene hanno provveduto a ripristinare tutta la pavimentazione di via Corso Umberto a Pescara. Quindi insomma in sintesi è stata positiva l'esperienza di attivazione dei PUC, i vantaggi ci sono stati, è stato molto esplicativo, no? Perché i vantaggi sono da parte dell'amministrazione, da parte della cittadinanza, ma ci sono vantaggi anche da parte dei percettori del reddito di cittadinanza. Ne faceva poc'anzi riferimento anche lei ad Alchi sul Pizzo, perché effettivamente le persone coinvolte, no, a partecipare a questo tipo di attività consente anche di uscire da contesti di emarginazione sociale, culturale ed economica. Quello è uno dei tanti. Oggi assistiamo anche, ne parlavamo prima, della polemica sull'utilità oppure non sul reddito di cittadinanza. Io non entro lì se sia utile o non sia utile, certo, oppure se è giusto mantenere o giusto mantenere, lasciamo queste discussioni ad alti tavoli. Chiaro. Romani. Però ritengo che da avvocato, che quando si fa, c'è una legge, la legge va applicata. Io non entro nel merito se è giusta o non è giusta, ho questa legge, io questa legge la devo applicare. E ritengo che questa legge possa dare dei benefici sia alla collettività, perché 300 persone che operano sul territorio danno benefici alla collettività. Immaginiamo per esempio che partirà adesso nei prossimi giorni un PUC nel Tribunale, dove nel Tribunale ci sono carenze di organico, dove lì daremo delle persone che aiuteranno anche i dipendenti delle cancellerie, ad esempio, a trasportare i fascicoli, a fare le fotocopie, quindi un elemento anche in un'attività concreta ed importante. Poi c'è una forma di reinserimento anche di inclusione sociale da parte di questi cittadini. Mi dicevo un percettore di reddito di cittadinanza che per lui è importante, perché dire io percepire il reddito di cittadinanza senza fare nulla non mi fa star bene in primis con me stesso. Assolutamente. Invece in questa maniera mi sento importante. Certo. Mi sento importante, ci sono percettori di reddito di cittadinanza che vorrebbero andare oltre le 16 ore. Quindi addirittura, logicamente, attenzione, abbiamo anche chi in un primo momento dice non voglio fare. Cioè, c'è anche chi è stato freddo, diciamo. Sì, è stato freddo, oppure la legge te lo impone. E se non vengono, ricordiamoci che dopo tot richiami c'è anche la decadenza dal beneficio. Quindi diciamo, però, a fronte di queste persone, che non sono nemmeno tante, devo essere sincero, la maggior parte ha capito che è un progetto importante, un progetto dove tu sei utile alla cittadinanza, ma sei utile anche a te stesso, perché si sentono anche importanti. Abbiamo dei pittori, non so se abbiamo delle immagini poi, che stanno svolgendo delle attività, stanno pitturando quasi tutto il comune di Pescara. Sono 3 persone, hanno iniziato da oltre 3 mesi, tutti i lavori degli uffici tecnici di Pescara, lato nord del nostro comune, sono stati quasi completamente pittati. Allora, a fronte di un investimento del comune di qualche migliaia di euro per comprare la vernice, hanno ripitturato tutti gli uffici. Uffici che forse non venivano pitturati ma da decenni, le gradinate. Certo. Ecco lì anche queste persone si sentono anche gratificate, perché poi c'è il dipendente comunale che li ringrazia, li aiuta.
mi diceva anche uno dei due che non aveva mai pittato, sta acquisendo una forma di conoscenza rispetto anche al PUC che invece precedentemente faceva il pittore, che gli consentirà un domani di lavorare all'interno di un'impresa, anche perché sta acquisendo delle conoscenze che lui prima non ci aveva. Ma lì quella persona si è rimessa in discussione, certo. È diventata volenterosa, ha la volontà di apprendere. Ecco, noi queste persone è anche giusto dargli, anche lì vedo un elemento basilare, vedo nel PUC un elemento che possa ridare anche una forma di aiuto effettivo a persone che magari prima facevano un lavoro completamente diverso, che la crisi l'aveva portato a perdere. E anche di dignità a 360 gradi, certamente. Se vogliamo. Poi vediamo anche all'interno del comune queste persone vengono aiutate, rispettate, perché non è che poi queste persone vengono prese e vengono messe a fare un lavoro, c'è un'attività preparatoria prima da parte degli uffici, sono assistenti sociali che, certo, fanno dei colloqui per capire quali sono le inclinazioni, per verificare se in quel determinato ruolo possono rendere oppure, certo, no. Secondaria inclinazione è sempre fondamentale, assolutamente. Abbiamo 7-8 persone all'anagrafe, certo, che loro logicamente avevano delle attitudini particolari, certo, per stare nell'anagrafe, sicuramente. Non c'è dubbio, insomma, progetti di indubbia rilevanza sociale, come dicevamo proprio in apertura. Ecco, avete riscontrato, prima di parlare della manutenzione, avete riscontrato delle difficoltà, delle asperità? Sì, perché anche la materia del reddito di cittadinanza, ma soprattutto quello del PUC, è una materia nuova, quindi quando ti affacci su un qualcosa che prima non c'era, c'è anche una forma di paura anche da parte degli uffici, devo dire, da parte degli uffici, perché gli uffici avevano paura anche le responsabilità, una persona che si fa male, oppure una persona che non vuole andare o che non si presenta. Lì noi non ci siamo arresi, soprattutto sul profilo della novità. La novità era quella di avere una fattispecie, un fenomeno nuovo che prima non ci avevamo, quindi il reddito di cittadinanza, non c'erano mai percettori di reddito di cittadinanza a lavorare per il comune, ma una volta superato quell'ostacolo, che è stato anche l'ostacolo secondo me il più difficile, devo ringraziare su questo gli uffici, perché poi se oggi sto qui con questi numeri che sono veramente un motivo di vanto per tutta la città di Pescara, perché dietro c'è il nostro dirigente Marco Molisani, la nostra responsabile di servizio Piero Antonioli, la responsabile di questo progetto la dottoressa De Maso, sono tutte persone che sono dietro un'attività che fanno sì che possiamo raggiungere questi risultati. Parliamo nel poco tempo che ci rimane a disposizione, però cercheremo di sfruttarlo nel migliore dei modi, assessore, di manutenzione e verde. Partiamo dalla manutenzione. Manutenzione è quello che ci richiedono più di tutti i nostri cittadini. Io ricordo sempre che Pescara ha 364 km di strade e marciapiede, un numero abissale, e purtroppo le risorse, da una parte le risorse diminuiscono sempre di più, perché ricordiamo che la manutenzione si regge sui capitoli della Bucalossi, quindi, certo, la gente non costruisce, non ritira i progetti e quindi non arrivano le entrate per finanziare la manutenzione. Noi oggi riusciamo anche, poi dall'altra parte abbiamo i dipendenti che vanno in pensione con un piano assunzionale che non è mai pari a quello delle persone che vanno in pensione. Oggi noi con queste persone riusciamo anche a sopperire a queste difficoltà. Logicamente vediamo, noi abbiamo sul settore manutenzione, in questo momento ne abbiamo 20 e arriveremo a 35, quindi 35 persone che per 16 ore a settimana danno un supporto reale, concreto. Facevo prima l'esempio dell'esperienza su Corso Umberto, Viale Trento, abbiamo delle persone che sono state straordinarie, hanno fatto un lavoro che non so quanto sarebbe costato alle casse del comune, immaginiamo mattonella per mattonella di porfido per provvedere a riattaccarli, oppure anche qui vediamo queste persone che stanno tagliando anche l'erba, stanno potando le piante. Il lavoro che altrimenti avremmo dovuto dare all'esterno, perché quindi con ditte anche esterne, con un aggravio di costo certamente, perché il comune da solo, i nostri dipendenti non possono sopperire, non possono fare questa attività. Ricordiamo che i giardinieri adesso a Pescara sono qualche decina, negli anni 60 si parlava, mi sembra se non sbaglio, 60-70 giardinieri, siamo passati dei numeri completamente diversi, quindi ci danno una bella mano anche in questo contesto. Oggi abbiamo anche il settore manutenzione, per esempio tutte le paline che vengono divelte la notte,
la notte abbiamo i divieti di sosta oppure le idee di precedenza che vengono diverse. Loro hanno il compito, alcuni di questi, che procedono esclusivamente a ridrizzare tutte le paline, che altrimenti avremmo dovuto dare anche lì all'esterno. Logicamente, ripeto, queste persone non vengono abbandonate a se stesse. Ci sono sempre dipendenti del comune che li guidano, li accompagnano e che gli insegnano anche l'arte di fare quei lavori che poi loro andranno a fare in nome e per conto del comune. Chiudiamo col verde, cosa è stato fatto, cosa c'è da fare? Ma sul verde c'è da fare tantissimo, tant'è che noi andremo anche a potenziare sul verde e andremo a dare altre persone, già stiamo facendo in queste settimane i colloqui per arrivare anche a un numero che entro fine anno avremo almeno anche lì una trentina di persone. Sul verde fanno tanto, li abbiamo visto mentre tagliavano l'erba, mentre potavano le piante, dobbiamo fare ulteriormente altri tipi di attività, stiamo pensando anche alla prossima, anche primavera, di impiegarli anche ad esempio nella piantumazione di fiori, delle piante, quindi non soltanto attività di manutenzione ma anche attività proprio anche all'interno di parchi, quello che spesso ma anche l'attività che spesso ci chiedono i nostri cittadini, ad esempio la pulizia dei giochini. La pulizia, immaginiamo la pulizia dei giochini che in questo momento anche di Covid per bambini e anche l'igienizzazione in questo contesto. Quindi sono tanti i progetti che noi abbiamo in mente e siamo convinti che da qui riusciremo anche nei prossimi mesi anche andare ben oltre le 300 persone. La volontà di arrivare a fine anno con un numero che almeno da oltre 400 persone. E c'è una volontà di farlo perché ci rendiamo conto che è anche una necessità per arrivare anche a quello che è un po' quello per cui lavoriamo tutti, è quello di soddisfare un po' gli interessi di tutti i nostri cittadini e rendere la nostra città sempre più bella. Discorso che tra l'altro investe soprattutto la Pineta, e chiudiamo veramente, però c'è da dire qualcosa, un appendice mi pare doverosa. La Pineta è un qualcosa che per noi pescaresi è stato un momento brutto, veramente un brutto, vedere quei giorni la Pineta che bruciava, diciamo che a differenza di settimane ancora ci riprendiamo da quello shock. Però nello stesso tempo c'è la volontà di farla ricrescere ancora più bella di quella di prima. Tutti mi chiedono, ma mica ci sarà qualche speculazione? Là non ci sarà alcun tipo di speculazione, e l'impegno sia del sindaco, l'impegno di tutta l'amministrazione, ma di tutta la politica, intesa sia come maggioranza che come opposizione, è quello di far sì che la Pineta possa rinascere e sicuramente sarà più bella di prima. Quella è una volontà politica e anche lì i percettori di reddito di cittadinanza ci daranno anche una grossa mano per rifare questo, per rendere Pescara sempre più bella e in primis anche la nostra Pineta. Chiaro, esaustivo, preciso, in bocca al lupo, assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara, Adelchi Sulpizio. Noi diamo appuntamento ai nostri telespettatori alle prossime edizioni de Il Fatto. Buona serata.